bambina, che nel mio tempo si bruna di vita, che tutto di amore, a tutto famiglia, la tua famiglia, e il pane di loro, che c'è un po' di loro. La milonga, il ballo, inizia quando, uscendo di casa, ti guardi allo specchio e dici: oggi faccio una strage. È lì che inizia il bello. Tango nel 2010 in una città come Buenos Aires, dove da sempre tutto è tango, ma dove oggi sembra tornato il furore degli anni 40 per il ballo continuamente esaltato dai fuoriclasse tra i tavolini delle milonghe. È nelle milonghe portegne come la viruta, apuro tango, paracultural, che la tradizione si ripete, che codici antichi come postura, ocio o passo base, sguardo d'intesa uomo-donna prima del ballo, diventano parole d'ordine capaci di trasformare i praticanti di questa danza da ballerini in iniziati. Vedete se l'ocio hacia atrás? Questo è l'ocio all'indietro. E l'ocio hacia dentro? L'ocio interno. Y esto es una base. E questa è una base. El tango es uno de los bailes. Il tango è uno dei balli più complicati e di maggiore comunicazione. Y de mejor comunicación. Quiere decir que... Credo che per ballare il tango si debba avere ben chiaro in testa cosa fare, rimanere concentrati, trasmettere il tutto alle gambe. Poder transmitir eso a las piernas. Comunicare con la tua compagna, con il tuo compagno, con tu compañera o con tu compañero, para que también pueda disfrutar de esa. E godere così di questo viaggio di 3 minuti, che è normalmente quello che dura un tango. È normalmente lo che dura un tango. Ballare tango in una milonga vuol dire intanto rispettare regole di convivenza. Le coppie ruotano in senso anti-orario e, se possibile, vicino al bordo della pista. Il codice base creato dalla gente, basato essenzialmente sul rispetto degli spazi, dice che in una milonga non si possono fare giri, non si possono fare boleos, non si fanno ganci. Il segreto per ballare sta nel camminare a tempo. Se sai camminare a tempo, balli bene. Camminare a tempo, seguendo il ritmo marcato dallo strumento principe del tango, il bandoneon. Così insegnano ad un pubblico di apprendisti in continua crescita nelle 200, ma non tutte buone, scuole di tango di Buenos Aires. Eppure, anche se si comincia da bambini, ma per loro le scuole quasi non esistono, eppur se si continua a praticarlo spostandosi da tutte le parti del mondo, qualcosa nel tango rimane sempre e comunque sfuggente. Per questo c'è chi punta sul personal trainer. Sono Nicolas Ignacio Godoy, sono un taxi dancer. Di cosa si tratta? Di un servizio per fare pratica di tango, per straniere e per chi vuole ballare nelle milonghe. Anche quello del ballerino accompagnatore, mestiere sempre più diffuso da queste parti, è indice della continua richiesta di tango. Ora vamos a ir a buscar a una turista. Adesso andiamo a prendere una turista che si trova nel suo hotel. Devo ballare 2 ore per notte e la porto in differenti milonghe di Buenos Aires. Anche con il maestro privato ci sono regole che si imparano solo frequentando le milonghe, come il cabeceo, il cenno d'intesa per invitare al ballo. Il cabeceo non si deve perdere. Il cabeceo significa non compromettere la donna né essere compromessi da lei. Tu la guardi se lei ti sta guardando, ti conosce oppure ti ha già visto ballare. Le fai un cenno con il capo senza che nessuno lo veda. Lei ti fa un sorriso, ti fa sì o no. Se ti fa no, non la metti in imbarazzo, non la comprometti, appunto.
Fratello maggiore del ballo in milonga, riservato a professionisti e virtuosi, spettacolo puro e sforzo d'atleta, è il tango e scenario, quello per il quale ogni anno a Buenos Aires si riuniscono ballerini di ogni parte del mondo per contendersi il titolo mondiale di categoria. Anche nell'ultima edizione presenti diverse coppie di italiani. È un onore per me, che sono italiano di Milano, ballare qui a Buenos Aires. L'appuntamento il più importante penso per il tango argentino. È emozionante, molto, molto emozionante, da quasi stamani da dire non lo faccio. E che dire, la prima volta siamo arrivati dodicesimi, la seconda volta ottavi, la terza volta settimi, ora siamo passati come quinti, crociamo le dita. Un piazzamento al mondiale vuol dire prestigio e quindi lavoro per un anno intero, che ogni partecipante è anche maestro. Tango. Per tutti però alla base c'è una passione incontenibile, il desiderio di esprimersi in una danza nella quale l'intreccio dei corpi segue un ritmo preciso, quello dell'anima.